caratterizza più che per delle, diciamo, individualità di monumenti artistici, non abbiamo quelle cose di particolare rilevanza. È bella nel suo complesso, come borgo appunto antico, per il fatto che è ancora cinto da mura. Questa è una tipicità unica in Calabria. Non c'è nessun altro paese della Calabria che abbia ancora, che conserva ancora la cinta muraria intatta. Queste sono le carriere. Anche se purtroppo lo vediamo, negli anni ci sono state operazioni che hanno un po' deturpato ovviamente la cinta muraria, che non, certo non l'hanno tenuta nella giusta considerazione, ma nonostante tutto, nonostante i guasti che sono stati fatti, la cinta muraria ce l'abbiamo ancora intera, e questa è una cosa che ci caratterizza ed è riportata, rilevata, non dagli studiosi locali, non posso essere io o altro, ma evidenziando questa tipicità di Cariata anche da studioso autorevole. Io che da sempre mi occupo del centro storico di Cariata e non solo, conosco anche diverse docenti della facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria, dove si fanno studi sui monumenti, sui borghi antichi, sui centri storici della Calabria da anni, e con studiosi autorevoli che continuamente hanno fatto riferimento a Cariata. Ho avuto anche contatto con una professoressa di storia dell'architettura in Calabria, che attualmente è ancora in servizio, no? Si chiama la professoressa Paolino, di cognome Paolino, che è venuta espressamente a Cariata per fare una serie di fotografie alla Chiesa degli Osservanti, perché stava facendo una pubblicazione che poi è uscita, una pubblicazione importante, scientifica, sulle chiese monastiche calabresi del XV secolo, perché la nostra chiesa degli Osservanti fa parte di un gruppo di chiese, non sono molte, 5-6 in tutta la Calabria, sono chiese monastiche costruite nel 1400. E questa di Cariata l'ha colpita in maniera particolare, perché conserva ancora, diciamo, delle strutture originarie e per la sua originalità. È rimasta, diciamo, entusiasta di quella chiesa, l'ha riportata in libro con tante fotografie, per dire. Poi, oltre a questo, anche in altre pubblicazioni che io vado consultando, acquistando per averlo, per studiarlo, conosco un'altra pubblicazione pure recente, pubblicata a cura dei Rotary Club dell'Italia meridionale. Uno studio, una ricerca a livello nazionale, anzi ancora di più a livello di Mediterraneo, un volume intitolato Mura da salvare, pensate, in cui si parla dell'Italia, di questi paesi mediterranei, l'Albania, alcuni paesi della costiera mediterranea africana, e in questo posto delle mura da salvare c'è anche Cariata, che è un dato per dire. Diciamo che questa caratteristica dell'essere circondata ancora da una cinta muraria quattrocentesca integra rende importante il nostro borgo, no? Quando guarda poi le individualità, quella più significativa a livello artistico, monumentale, è questa chiesa di Cassavante, che poi è dello stesso periodo storico delle mura. Le mura in pratica, così come le vediamo adesso, sono state costruite in età aragonese. A Cariati erano signori feudatari in quel periodo di Ruffo, la famiglia di Ruffo. E ovviamente il feudo di Cariati rientrava nel regno di Napoli, a Napoli c'erano gli aragonesi per intenderci, prima metà del 1400. E siccome Cariati aveva una posizione strategica nella costiera ionica, è rientrata in un progetto che riguardava tutto il regno di Napoli di fortificazione. E i Ruffo, che erano signori abbastanza potenti, avevano aderenze a Napoli, hanno fatto inserire questo loro feudo, Cariati, anche perché c'era una predilezione, un esponente di casa Ruffo, la principessa Covenna Ruffo, amava proprio il luogo di Cariati per la sua amenità, la bellezza, diciamo, della posizione geografica, il clima mite, e anche se i Ruffo avevano feudi di tutte le caste, quello più famoso è quello di Scilla, il castello di Scilla, e il castello dei Ruffi, veniva spesso a Cariati e si interessò per valorizzare questo piccolo borgo con la cinta muraria e con l'elevazione di Cariati a sede vescovile. Cariati è diventata sede vescovile grazie all'interessamento dei Ruffo, proprio nel 1437.
hanno staccato alcuni paesi dalla diocesi di Rossato, parlando del 1436. Noi eravamo prima di questa data diocesi di Rossato, poi la storia ci ha riportato non proprio di noi. Hanno staccato i Cariani, Terravecchia e Scala, da Rossana, ed è nata la diocesi di Cariani, che era una diocesi minuscola con questi tre paesetti. Ma intanto aveva avuto questa promozione. La nostra chiesa, che era originariamente intitolata a San Pietro, adesso San Michele Arcangelo, è diventata cattedrale. E poi, siccome appunto era troppo piccolo, non aveva rendite, non poteva sopravvivere, e per farla continuare ad esistere, l'hanno aggregata ad una diocesi del Crotonese molto più antica che esisteva prima di noi, quella di Cerenzia. Siamo ancora nel 1400 e nasce la diocesi di Cerenzia, Cariati da Cerenzia. Per dire, già nel 1400 Cariati, come consistenza demografica, era sotto i 1000 abitanti, però aveva questa importanza, questo prestigio, per l'attenzione che le avevano riservato i Ruffo, che avevano questo interesse per questo luogo, no?